mondo. Simona Bramati, stavo dicendo che è una giovane artista marchigiana presente in Biennale quest'anno, selezionata da Vittorio Sgarbi nel padiglione Marche ad Urbino. E parallelamente, come evento collaterale, diciamo, la Biennale, si è permessa anche questa bella personale qui in questa bella galleria. Come binomio con Venezia abbiamo come curatrice una curatrice d'eccezione che è Beatrice Buscaroli, che è stata la curatrice del Padiglione Italia della scorsa edizione della Biennale, se ricordo bene, e una collaborazione davvero particolare di Davide Rondoni, poeta e scrittore di fama nazionale che è qui con noi, fondatore tra le altre cose della Scuola di Poesia di Bologna, editorialista dell'Avvenire e del Sole 24 Ore. Questa è una mostra molto particolare anche perché ha il sostegno di aziende marchigiane che hanno sostenuto da sempre Simona Bramati, in particolare due aziende, una la Moncaro, una delle più grandi aziende italiane di vino, che questa sera offre questo buffet con il Vignanovali, che tra l'altro è stato premiato a Bruxelles, non ricordo l'anno, come il vino più buono del mondo, è quello che state assaggiando nei vostri calci. Do la parola alla curatrice Beatrice per un suo intervento. Prego. Buonasera, ben arrivati. Premetto che se il signor Marchetti è d'accordo, da ora in poi non voglio più presentare pittori ma vini. Perché devo dire che la soddisfazione è maggiore. I vini non sono agitati e il vincitore del premio è uno dei vini più buoni che io abbia mai assaggiato, e quindi da questa inaugurazione devo dire un'aria di festa, come deve essere. Soltanto due parole per spiegare il lavoro di Simona, che davvero si spiega da solo e che è diviso in diverse parti perché segue trame parallele diverse. Simona è una pittrice molto brava e a me è piaciuta da subito, soprattutto per la qualità della sua pittura. È proprio una perizia tecnica, una precisione, un approfondimento sullo studio e sull'antico che a me, che ha un'origine da storico dell'arte, interessa molto di più che non le esternazioni improvvise che usano oggi. Al tempo stesso, in questi anni, lei si è adattata a un clima che molto spesso chiede all'arte qualcosa che non sia necessariamente la bellezza o la raffigurazione di un'idea, ma la rappresentazione di un disagio. Io mi sono trovata la settimana scorsa a un dibattito a Marina di Ravenna, dove un critico d'arte importante italiano diceva che al giorno d'oggi il principale tema dell'arte deve essere proprio la sintonia con una forma di disagio sociale. E in questo potremmo benissimo dire che Simona Bramati, che ha dedicato questo lavoro alla violenza sulle donne, è in sintonia con l'arte contemporanea. Ma a mio parere il discorso che ci interessa, che mi interessa e per cui sono qui, è proprio completamente distante dal suo intento, che è un suo tema, un suo interesse, perché a me interessa il modo come lei trasforma questo tema in una pittura bellissima, soprattutto in pittura. Voi sapete, è un discorso molto lungo, da 30-40 anni il disagio reale non è tanto quello che è rappresentato dagli artisti quanto quello della pittura stessa, continuamente messa in discussione, continuamente negata, rinnegata e poi ripescata. Il famoso Padiglione Italia di quest'anno di Sgarbi alla Biennale di Venezia è stata proprio la rappresentazione di come, nonostante tante parole e tanti discorsi, in realtà la pittura sia comunque un mezzo fondamentale, probabilmente per gli italiani necessario per esprimere qualche cosa. Quello che a me interessa di Simona appunto è l'altissima qualità tecnica che vi fa avere da una parte questa serie di occhi da cui poi ci è venuto, dopo un travaglio piuttosto agostano, piuttosto complesso, il titolo Indiscrezioni, dove voi vedete proprio un lavorio e una precisione anche tecnicamente ineccepibile all'interno di questa materia bianca che sembra un tessuto, che imita un tessuto e che vi parla della sua storia proprio di studiosa della pittura. Dall'altra ci sono questi tre grandi quadri che dovrebbero introdurre anche con più violenza un tema che può essere più o meno interpretato, ognuno lo può interpretare anche a un suo livello, ma dove c'è questo tentativo, io trovo che in questo è la importanza di questa mostra nel percorso
di Simona, di rendere qualche cosa di sgradevole, questa violenza dovrebbe quasi prendere le forme della pittura, ma non ci riesce perché nella idea di Simona la pittura è più importante del tema, e quindi comunque le sue forme sono comunque piacevoli, sono riuscite, hanno un retroterra molto importante di secoli. Io ho parlato di von Stuck, che è un grandissimo simbolista, ed è un paragone obiettivamente molto semplice e anche quasi istintivo per questi chiaroscuri, che non sono veramente chiaroscuri ma sono mezzi chiari e mezzi scuri. Quello che io ho cercato di dire nel testo è che in Simona l'idea della bellezza prevale sia su questo suo intento del tema, che può essere comunque lodevole e interessante, ma resta legato a un'idealità, mentre in realtà i quadri hanno una loro oggettività e una loro compiutezza in sé. Questo che, per cui secondo me questo lavoro era un lavoro che, fra l'altro, devo dire, si adatta perfettamente in questa galleria, suddividendo proprio gli spazi in una specie di dialogo che avviene tra le diverse parti della mostra. L'altra cosa che rende interessante il lavoro di Simona è il fatto che lei sia un'artista donna. L'artista donna è un tema che a me è sempre interessato, un tema che in Italia, diciamo, comincia con la fine del 400, un tema su cui si è scritto moltissimo, sempre anche con toni diversi da quello che non sia proprio il fatto stesso della pittura, dai casi di rapporti difficili con i padri, ai rapporti difficili con i mariti pittori, dai casi di non accettazione, agli amori, tradimenti. Tutto questo ha sempre fatto parte della vita delle artiste, per cui c'è anche questo côté un po' romantico e leggermente anche vittimistico della figura della donna artista. In questo lei è sicuramente una donna artista da tutti i punti di vista positivi di questa definizione, ma non lo è come pittore. Quindi, come si diceva una volta, lei realmente è un pittore, non ha i vezzi, non ha le lagne, non ha i lamenti nella pittura che sono delle artiste donne, ha questa forza molto tenace e molto legata allo studio. Io più faccio questo mestiere e più apprezzo chi nella vita ha studiato, e quindi tutte le volte che esprime qualche cosa esprime comunque un riassunto di quello che è stato prima di lui. E allora anche questo suo rapporto molto profondo col corpo femminile e questo suo rapporto molto profondo con la storia dell'arte, anche marchigiana, secondo me è molto importante e sarà sempre più importante. Quindi davvero credo che questo lavoro di Simona Bramati segnerà, e lo vedremo nei prossimi anni sicuramente, proprio un passaggio nella sua carriera, un passaggio di maturità, come dicono di solito, ma non solo. Vi faccio notare anche la perizia e la bellezza della pittura con cui lei dipinge le cose più brutte, e questa è la pittura, ossia la pittura a un certo punto è capace di risolvere i problemi che noi non siamo capaci di risolvere. E in questo c'è poi quel mistero che nessuno sa dire, che non si scrive e che soltanto si dovrebbe vedere. Per esempio anche nelle galli sgozzate o galline, che sono la sua specialità, si vede comunque una qualità di pittura che quasi copre e nasconde l'orrore che lei vorrebbe raccontare. In fondo lei è brava in questa idea di denuncia e di voler raccontare qualche cosa di sgradevole, ma la sua pittura è ancora troppo bella, e quindi rimane quel dubbio che darà poi a tutti i visitatori, darà ai suoi collezionisti, darà a chi la apprezza, la curiosità di chiedersi che cosa sta avvenendo.